Buongiorno, nuovo vlog. Vi chiedo scusa per il mio aspetto, ma i capelli questi sono. Ero struccata, mi sono fatta le sopracciglia, messa le ciglia finte, cioè tanto per gradire al disagio che io ho in questo periodo, e data il rossetto, tanto per apparire in video un attimino un po' più carina, perché ero veramente oscena. Dunque, caffettino, ce lo beviamo insieme, ci mettiamo un po' di zucchero perché già la vita è amara di suo. E almeno il caffè ce lo beviamo con lo zucchero. Volevo farvi vedere queste tazzine insieme comunque ad altri acquisti che ho fatto per la casa nell'ultimo periodo. Queste tazzine le trovo veramente meravigliose. Non so voi, le ho pagate un sacco, cioè nel senso, le ho pagate 9 euro per la bellezza di, credo che siano 4 tazzine. Una è fatta così rosa con wild, free and wild, e qui c'è scritto catch your dreams, cioè insegui i tuoi sogni, molto poetico tutto questo. L'altra a lavare non ve la vedete, ma è bianca. Sempre location con l'amica Asha da Stiro dietro di noi, ma non ci farete caso ragazzi, io ho anche una pettinatura, io vorrei farvela vedere. Veramente meravigliosa. Comunque dopo devo lavare i capelli. Allora, ho comprato alcune cose nell'ultimo periodo, quindi invece di fare un video haul normalissimo di quelli che faccio spesso per quanto riguarda appunto gli acquisti e robe varie, ho deciso di raccogliere tutto il mappazzone, diciamo, in un unico video. E a parte le cose che ho acquistato ieri da Kiko, perché comunque sono andata perché avevo un buono da spendere, anzi avevo due buoni da spendere, comunque lasciavo perdere, c'è la roba in super saldo, ho preso di tutto. Vi volevo far vedere insomma le cose che ho acquistato nell'ultimo periodo, che vanno un po' da casa, persona e cose varie. Quindi io partirei dai regali che mi ha fatto mio marito per San Valentino, e mi ha regalato due cose. Una di queste è questa borsa di Kipling. Io penso si veda abbastanza bene il colore, me la sono sbattuta in faccia bene, anche la dimensione, contate che io ho una mano abbastanza piccola, però la borsa è piccola. Io questa borsa l'ho vista quest'estate, mi sembra, ma in negozio costava 70 e passa euro, insomma una cifra che per quello che riguarda la mia persona, diciamo, il mio mantra per quanto riguarda le borse, io non ho mai speso in vita mia, e quindi non me la sono comprata, anche perché ero un po' nel dubbio per quanto riguardava la capacità che questa borsa può avere. In realtà è capientissima, perché ha queste tre tasche, una è qua davanti, ora qua vedete fazzoletti e cose varie, quindi ha una tasca qua davanti con una taschina dentro, una tasca centrale qua in mezzo, e una tasca davanti dove voi potete comunque riporre anche, come vedete, vabbè, qui ci sono le cose per la cacca dei cani, anche tessere e cose varie. In più ha un'altra tasca qua, però vedete che ha una sorta di profondità abbastanza grande, no? Cioè, quindi per cui insomma quando è bella piena si riesce a riempire bene. Anzi, io contando tutto quello che io mi porto dietro quando vado in giro, questa borsa è anche troppo, c'è ancora dello spazio libero. Quindi niente, devo ringraziare, ovviamente lui sa tutte le cose che io vedo in giro che mi piacciono, ma se si dovesse segnare tutto farebbe notte, quindi insomma sono stati regali pilotati questi. Devo ringraziare per questa borsa, oltre che mio marito soprattutto, Miss Penny 09, del canale Miss Penny 09, appunto si chiama Simona, perché ha lasciato, ce l'ha anche lei questa borsa, e ha lasciato il link in uno dei suoi ultimi video, insomma prima di San Valentino comunque, con il link Amazon, che vi lascio anche io, dove appunto questa borsa costava 50 euro. Vi volevo dire un'altra cosa riguardo ad Amazon: so che comunque possono sembrare tanti, ma questa borsa è veramente stupenda, resistentissima. Io ho avuto qualcos'altro della Kipling in passato, credo uno zaino, non me lo ricordo più, non ricordo più se era uno zaino o una sorta di borsone,
ed è veramente indistruttibile la roba della Kipling. E vi volevo dire una cosa appunto riguardo ad Amazon nello specifico. Che comunque io ho fatto una cosina che su Amazon comunque non so se vi compare mai questa offerta di Amazon che se voi acquistate un buono da 50 euro vi regalano poi o 4 o 5 euro non ricordo più nell'ordine successivo. Questo buono voi lo acquistate e viene regalato a voi, quindi questo buono voi lo potete acquistare per voi stessi ma anche per gli altri. Quindi io cosa ho fatto? Ho acquistato il buono per me stessa, cioè mio marito mi ha acquistato il buono per me stessa e poi ho applicato questo sconto, quindi questa borsa l'ho pagata anche di meno. Io vi metto il link sotto. Ora ho guardato stamattina, era aumentata leggermente, però tenete d'occhio le cose che vi interessano se siete abituali, comunque siete abituate a fare shopping su Amazon, perché comunque le cose oscillano veramente di molto. Poi mio marito mi ha regalato, sempre sotto mia indication, questa piastra per i capelli, che è della Furiden, anche questa comunque adesso ha un prezzo leggermente più alto, ma tenetela d'occhio perché spesso fanno quelle che chiamano offerte shock, quindi questa potrebbe rientrare nelle offerte shock. Comunque la scatola si presenta così, vi faccio vedere quello che vi danno con la piastra, io l'ho già provata ovviamente. Vi danno anche questo bellissimo cosino per portarlo da dietro se andate in viaggio, e la piastra in questione è questa. Allora, io ho un'insana passione. Allora, l'aggancio, diciamo, della spina è quello comunque europeo, e quindi anche qui non abbiamo bisogno di adattatori di nessun tipo. Ho un'insana passione per le piastre, nel senso che ne ho un po' di tutti i tipi. Mi mancava una piastra piccola così, cioè nel senso, adesso ve la apro perché ha qua l'aggeggino per aprirsi. È in un color oro rosa molto carino. Mi mancava appunto la piastra piccola. Perché io ho una piastra lisciante che però è molto grande e oltretutto questa povera piastra lisciante sta tirando le cuoie perché comunque quando io la utilizzo fa uno strano rumore, uno strano ronzio, per cui non so se prima o poi ci resto attaccata. Perché ho scelto questa? Innanzitutto è una delle meglio recensite in giro fra quelle che non hanno un prezzo shock tipo le GHD, ecco, intendiamoci. Ed è fatta in questo modo, quindi voi potete usarla ovviamente per lisciare i capelli, ma potete usarla anche per arricciarvi i capelli con quel famoso metodo di girare e scendere. Io avevo già una piastra del genere che mi aveva inviato Irresistible Me, che però aveva una forma squadrata, quindi rettangolare, e purtroppo credo che quella piastra sia ottima per chi ha capelli da medio corti a medi, insomma massimo alle spalle, perché a lungo andare tirando quella piastra mi strappava i capelli. Questo invece non mi fa questo scherzetto, ha le varie temperature che vanno da 120 gradi fino a 230 gradi, quindi insomma anche qui a seconda del vostro capello. Questa gira, quindi anche qui è molto comoda per fare tutti i vostri giochi vari e vi viene fornita con il guanto, perché ovviamente per fare i capelli soprattutto mossi bisogna toccare anche questa parte che non diventa incandescente come questa, ma scotta se utilizzate comunque la temperatura alta, e quindi mi viene dato questo guanto in entrambe le parti, comunque la protezione. Vi viene dato anche, vengono dati anche due di questi beccucci da poter utilizzare appunto mentre vi fate i capelli, se dovete tenere una ciocca di qua o una ciocca di là, e un pettine a coda comunque molto comodo. Ora, a parte queste ultime cose, diciamo che questa piastra veramente ve la consiglio. Adesso farò comunque un video recensione un pochino più specifico, diciamo, perché vale veramente la pena. È una piastra molto comoda secondo me anche da portarsi in giro. Esiste anche la versione mini, credo, di questa piastra, che è circa la metà come grandezza, però diciamo che io ho i capelli troppo lunghi, guardate, cioè, ne ho veramente tanti per potermi permettere una piastra mini, ecco. Magari se dovessi lisciare solo le punte, sì, ma in questo caso non posso permettermi una piastra mini. Sempre su Amazon, qualche tempo fa, ma non ve le avevo ancora fatte vedere, ve le faccio vedere adesso, ho preso queste cuffie che non sono cuffie da bagno, vedete come sono fatte, sono di plastica, ovviamente lavabile, non usa e getta, con un elastico qui e si aprono in questo modo, questa è la più grande, e sono quelle da mettere sopra i cibi, soprattutto io la utilizzo quando utilizzo le lievitazioni, ma comunque ci sono di diverse misure. Devo dire che questa non prende una ciotola enorme, però
Prendo una ciotola bella grande, perché comunque adesso io non sto riuscendo a tirarla bene per come è da tutti e quattro i lati. E ci sono di diverse misure, quindi abbiamo quella a partire dalla più grande, arrivare alla più piccola, che è questa, che comunque è perfetta per ricoprire vasi, vasetti, e volete magari richiudere e mettere dentro un frigo o cose del genere, insomma, per conservarle. Le trovate intanto geniali perché fermano perfettamente l'entrata dell'aria e in più sono lavabili, come vi dicevo, basta poi dargli una sciacquata, girarle, sciacquarle anche da questo lato e poi si asciugano anche in breve tempo, anche per una questione di risparmio di plastica e di, insomma, pellicole varie che comunque potete evitare di comprare a quel punto, almeno per quanto riguarda il conservare certi alimenti. Poi ieri sono stata dal risparmio casa, devo dire, ci ero andata per farci un giro maggiormente perché comunque avevo bisogno di prendere un detersivo per mia madre che aveva bisogno di un detersivo in polvere, e quindi insomma ci sono andata per quello maggiormente. Cercavo le spugne magiche ma non le ho trovate, sicuramente le avevano. Guardavo anche nel reparto tazze perché da risparmio casa hanno delle tazze da cappuccino, da tè, robe del genere molto carine, ma non avevano grosse novità, quindi alla fine ho preso un tappeto per il camper che è già in camper e queste spugne, semplicissime spugne da cucina, proprio del marchio risparmio casa, sono esattamente 9 pezzi e le ho pagate 1,99 euro. Mi piacevano anche i colori perché come vedete sono colori che si appattano con la mia cucina, per cui sono rimasta contenta. Poi, non contenta, sono stata anche da Happy Casa perché eravamo di strada tornando di Milano. Voi sapete che io utilizzo il copriforno, sapete che uso il copriforno, e ho già da tanto tempo che vedo in giro altri copriforno carini, anche se non con una manifattura bella come il mio, è bella come, diciamo, quelli fatti a mano da alcune signore. Insomma, io il mio copriforno l'ho pagato credo 20 euro. Ho però visto una cosa che mi ha fatto perdere letteralmente il capo, come si suol dire, e questo è il copriforno che, come vedete, non è che è brutto, anzi è molto carino, è in questo color tortora, con questa fantasia molto molto carina, è semplicemente con all'interno un affare di gomma piuma, nient'altro, è abbastanza morbido ma comunque rigido. Ma la cosa che mi ha fatto veramente decidere di comprarlo, perché non l'avrei comprato altrimenti, è stato il fatto che ho visto questo e avevo quasi preso la decisione di farmelo fare, ed è questo che io ancora non ho aperto, appunto è della stessa fantasia perché è un completo, adesso lo apriamo insieme così lo vediamo. Non è altro che il coprifornelli, qui si vede dall'immagine, che spero voi riusciate a vedere se questo affare metterà mai a fuoco. Sì, questo è il coprifornelli, e questo è il coprifornelli aperto. Adesso ovviamente ha un po' la piega, poverino, della sofferenza perché è rimasto ripiegato, ma tornerà a posto. Ha la stessa identica fantasia con anche il cuore. Dovete sapere che io non sono un'amantissima di queste cose per addobbare casa e la cucina, perché mi piace più uno stile un pochino più minimal. Però il copriforno, il copribimbi, come avete visto io ce l'ho, comunque sempre a pois, il coprifornelli, sono cose che mi piacciono molto, perché io il fatto di coprire i fornelli lo faccio già da diverso tempo, nel senso che già da diverso tempo io quando finisco di pulire la cucina la sera prendo un canovaccio pulito, o comunque il canovaccio che ho utilizzato per finire di pulire se l'ho appena comunque preso e non è sporco, e lo stendo sui fornelli. Uno, perché così si asciuga; due, perché comunque mi piace l'idea che sia coperto, non so perché, proprio mi piace, sia per una questione a volte igienica, nel senso che capitano a volte che non abbia voglia di pulire la cucina molto bene, nel senso che faccio la lavastoviglie e poi sono stanca e voglio fermarmi, decido di non pulirla così alla, come si dice, alla cavolo di cane, ma decido di pulirla poi il mattino dopo, e quindi copro, appunto, prima ci sono delle macchie di qualcosa, e questo mi è sembrato veramente geniale. Adesso lo andiamo a mettere su, poi lo vediamo insieme. Allora, eccoci qua, questo è il copriforno montato, come vedete. Io prima avevo questo qui fatto così, che è comunque molto bello, non è che adesso io lo butto, adesso lo lavo, lo ripongo per bene, lo stiro e lo ammiro. E poi vi faccio vedere anche il coprifornelli, ovviamente nell'attesa di fare questo benedetto home tour
che voglio fare molto presto. Quindi il coprifornelli alla fine risulta così, sopra alla cucina. Ora ancora le due pieghe, come vedete, ma quelle spariranno presto perché si tratta di gomma piuma. Abbiamo finito? Eh? Diavoli! Guardala di dietro, quella lì è quella che progetta tutti i colpi che fanno in casa. E lui, lei è la mente e lui è il braccio. Silenzio! Silenzio! Adesso mi metto da bere. Avrei anche da sistemare questo mobile. Questo mobile qui che ho nell'entrata, perché è veramente di nuovo il caos. E mi sono resa conto che l'altra volta, guardate che confusione, cioè sarà perché ti amo, lì ci sono le bollette da pagare, c'è un casino di roba anche lì sotto, guardate lì, cioè guardate che casino. E mi sono resa conto l'altra volta di aver declatterato poco, in realtà, quello che avevo da declatterare, nel senso che qualcosa tipo no, a questo sono affezionata, lo tengo, no, a questo, in realtà sono robe che mi hanno creato soltanto confusione, non utilizzo, sono vecchie e quindi ciao, molto presto ciao. E quindi insomma anche qui ci saranno delle novità. Devo trovare comunque un metodo efficace, almeno apparentemente, per conservare i documenti. Allora io qua, dove vi ho fatto vedere prima, conservo praticamente le lettere che arrivano, che siano bollette, che siano altre cose, per poi comunque guardarle in un secondo momento. Volevo separare queste bollette, nel senso da mettere tipo quelle da pagare, quelle pagate, prima che vadano a finire nel raccoglitore che ho delle bollette pagate, perché comunque questa cosa delle bollette mi sta mandando in crisi, nel senso che, cioè, a parte esserne tante, sono comunque un gran casino da sistemare. Non so come fate voi a casa vostra, però ho pensato di prendere due di quei contenitori comunque che utilizzo, che avete visto spesso anche in giro, che ho anche qua dentro, adesso vi faccio vedere. Tipo quel contenitore che vedete qua, che è piccolo, però io ne ho anche di grandi, là di dietro dove tengo la pasta. Ho i contenitori IKEA più questi contenitori dove tengo i contenitori IKEA, perché sennò cadono, perché sono alti e con la base stretta i contenitori IKEA, quindi danno questo piccolo problemuccio. E vabbè, non guardate il caos della mia dispensa perché è terribile. E appunto per questo motivo cercavo una soluzione del genere che potesse andare bene anche comunque per quel mobile. Adesso li vedete pure dei bicchieri rossi che non c'entrano una mazza, e un pugno in un occhio a tutto il resto che ho in casa. Però questi sono i bicchieri di Natale che avevo preso per Natale, quindi va bene. Cioè i diavoli qua della Tasmania. Cosa credete di fare? Cosa pensate di fare tutte e due? Io lo so cosa volete, voi volete l'osso, vero? Non lo avrete. Principessa, tu sei molto tenera e carina, ma in realtà sei demoniaca. Guarda la faccia demoniaca, dite che fai finta di niente. Pensi che non vedo io il tuo demonio? Guarda, ehi. E tu cosa hai da piagnucolare? Vuoi l'osso? Lo vuoi? Fermo. Ieri vi avevo letto. Ora c'è momentaneamente la pace. Cioè, guarda come mi ha ridotto la cuccia questo qua. Ti sembra una cosa normale? Mm? Pasqualino, oggi c'è una giornata proprio buia e grigia, purtroppo. Per cui bisogna che li tengo impegnati in qualche modo.
Marta quanto è buona. Le puoi mettere le dita sull'osso, non dice niente, piccola mia. Sei proprio buona come cagnolini tu, Sporcellinis. Sporcellinos. Puntino no, puntino è più territoriale quello siccino. Amore, amore. Così è una specie di puntata di Quark in cui guardate mangiare delle ossa dei cani. Niente, era un bel po' che non mi mettevo. Cioè, guardate la crescita e i capelli bianchi che ho io. Vi prego. Mi sono fatta la tinta 2 settimane fa. Guardate. Cioè, i miei capelli crescono in una maniera spaventosa. Io però non posso stare sempre lì a tingermi i capelli. O no? Va bene che faccio solo le radici, però... Mi terrete così coi capelli bianchi, come una vecchia carampana. Quale che io sono, tra l'altro, quindi... Non vedo perché non dovrei dimostrarmi per quella che sono. Ragazze, io penso che questo vlog sia venuto a sufficientemente lungo, anche se come al solito non abbiamo fatto niente di interessante. Però dai, vi ho fatto vedere un po' di cose che ho comprato, un po' di cagnolini, un po' di cose varie. Stasera noi abbiamo un menù di trota salmonata in padella normale, cioè alla piastra più che altro, più che in padella, alla piastra con un po' di insalata. Menù tristi da, cioè, da due che tentano di depurarsi. Allora, sabato ho preparato delle frittelle, dei torcioni, frittelle, torciccioni, torciglioni, di tipo le graffe, tipo proprio le ciambelle fritte, no? Però insomma fatte a torcioni, che ho visto la ricetta sul canale di cucina Caro Diario, che è veramente un canale bellissimo, nel senso che lei è molto brava e molto simpatica, quindi c'è proprio e più che altro fa delle ricette che veramente riescono davvero bene. Io ho fatto queste queste frittelle, insomma, carnevalesche con il latte normale, nel senso latte parzialmente scremato, ma non latte vegetale, perché io non bevo latte vegetale perché non mi piace praticamente nessun latte. Un po' quello d'avena mi piace, ma neanche tantissimo. Quindi la maggior parte di cose che di latti di questi latti, insomma, qua vegetali io non li bevo, quello di soia mi fa veramente brutto, non mi piacciono. Però la ricetta originale dice di usare il latte vegetale, quindi insomma è una ricetta che va bene anche per chi non tollera, è intollerante al latte, non, cioè, non prevede l'uso di burro. Sono veramente una roba spettacolare. Le ho fatte sabato che avevo qua a cena mio cognato, e ne sono venute fuori 16 di queste frittelle, che sono più o meno lunghe così, insomma è belle ciccione, nel senso che sono questi torciglioni, ma sono... In più avevamo già mangiato come dei non lo so cosa. Mia cognata aveva portato il gelato. Insomma, queste frittelle io, cioè, sono riuscita a mangiarne una, non perché avessi dovuto mangiarne chissà quante, perché sarebbe meglio limitarsi a una, ma ne avrei mangiato sicuramente un'altra, perché sono sparite nell'arco di un attimo e mi hanno espressamente richiesto mio nipote piccolo e anche mio cognato di rifarle, perché sono una roba spettacolare, leggere, morbidissime, una roba meravigliosa. Anche se sono le 5 meno un quarto e mi stanno venendo voglia di farle, ma mi fermo perché oggi va così, oggi va almeno un po' di depurazione ci vuole, perché qua non è che si può mangiare fritto tutti i giorni. Io vi saluto adesso, vi ringrazio come sempre della compagnia, dell'affetto. Siamo arrivati a 18.000, io so che rompo le balle, perché ogni volta che arrivo a 1.000 iscritti in più io faccio post, faccio sceneggiate, non mi interessa. Io sono felice perché comunque sono traguardi che non avrei mai creduto di raggiungere. Voi lo sapete che dico la verità, che neanche sono tanto convinta di aver raggiunto davvero, nel senso che mi sembra impossibile che 18.000 persone, è un paese neanche di troppe piccole dimensioni, cioè nel senso non è proprio un paesotto, è un paese, quindi insomma grazie, grazie mille veramente, vi saluto davvero questa volta e ci vediamo alla prossima, ciao ciao.